prima volta storica anche tra Sampdoria e Pomigliano nella massima serie. Va Banusic dentro a cercare la testa di Moraka, che non trova lo specchio della porta, trova solo il... L'arbitro prenderà una decisione, forse inizialmente potrà sospendere la gara. Consulta il cronometro il direttore di gara. E ora sì che si può giocare con la Samp, che restituisce al Pomigliano che aveva buttato la palla fuori. Arriva il cross in aria, colpo di testa ad allungare la traiettoria. Palla nuovamente riproposta e occasione gigantesca per il Pomigliano, che la mette alta anche di molto rispetto alla posizione da cui calciava. Riceve l'1-2, sta dominando solo a tre quarti. Altro dribbling, guarda la porta Banusic, arriva al limite, poi calcia con il sinistro. Non riesce a dare forza e giro a sufficienza per impegnare Tampieri con 3 secondi di ritardo. Fischia la fine del primo tempo. Arriva il cross che è praticamente un tiro. Tampieri in 3 tempi, poi viene anche travolta. In avanti per l'iniziativa di Ippolito, che punta la porta, sta salendo la numero 10. Scarico per Salvatore Rinaldi, alto sopra la traversa, interessante giocata. Arriva però Re, che non commette fallo. Re alle porte dell'aria, vince il rimpallo, fa tutto da solo e calcia. Zetinia sul destro di Re, grande azione, palla riproposta in aria, serie di lisci, arriva Battelani che serve Tarenzi, è tutto buono, terzo gol in 5 giorni per Stefania Tarenzi, il vantaggio della Sampdoria alla mezz'ora del secondo tempo, sempre lei a toccare la palla sotto porta. Sampdoria, azione molto confusa, qui rivediamo Battelani al volo, Tarenzi perfetta nell'esecuzione. Consegna il pallone al Pomigliano, che attacca adesso con Banusic in aria. Banusic sterzata sul sinistro. Banusic! Accarezza il palo e va sul fondo. Vince tutti i rimpalli. È un trattore Banusigliano al 90esimo. Tocco corto. Arriva un altro pallone profondo, non male, una sponda di testa per il taglio di Salvatore Rinaldi, altra occasione per il Pomigliano. Tampieri in calcio d'angolo, lancio, sponda di testa ottima di Banusic. E intanto Salvatore Rinaldi con fallico, Ippolito poi a riproporre, ma non c'è più tempo. La Sampdoria fa 6 punti in 5 giorni, raggiunge Inter e Fiorentina a 9 in classifica.